Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Intervista con Sara Cardin. Campeonista del mundo de karate. Assaluta 2014. Ciao Sara. Per favore, puoi dirmi quello che sa della tua famiglia e del tuo background? Sì, ciao a tutti. Io ho una famiglia normalissima. Papà un contadino, mamma un'infermiera. C'è un cagnolino a casa che è un cagnolino da divano. E diciamo che la fortuna è quella di aver avuto dei nonni, soprattutto un nonno molto atletico, competitivo, che mi ha spinto insistentemente verso lo sport. Potresti dirci quando e perché vi è venuto l'idea di iniziare a fare karate e quante gare hai vinto? Sì, io ho iniziato appunto su consiglio del nonno, perché ero una bambina che amava giocare fuori all'aperto, correvo in giardino, mi arrampicavo sugli alberi, giocavo con gli archi, le frecce, mi sentivo una piccola eroina, al contrario di mia mamma che avrebbe voluto vedermi con il tutù e le ballerine, ma il nonno ha visto subito la mia tempra un pochettino più da maschiaccio e quindi ha detto portiamola a far karate e quello è rimasto. Quando è che hai iniziato a mangiare le prime gare? Ho iniziato che avevo 14 anni, ho vinto il mio primo campionato italiano, è stata un'emozione grandissima perché con il campionato italiano ho preso anche la cintura nera, ma le prime competizioni forse furono quelle da bambini che si fanno in Italia, non combattiamo da subito, ma facciamo delle gare di velocità, dei percorsi, so che ero molto molto veloce, ancora non mi rendevo conto delle mie capacità, però appunto con il primo campionato italiano già lì è stata una grande emozione che mi ha dato la spinta per continuare. Di tutte le gare che hai fatto, importante o meno, qual è il ricordo più bello che ti viene in mente? Sicuramente l'ultimo titolo, il titolo mondiale, perché era da quando ero piccola che desideravo vincere il titolo mondiale e obiettivamente è anche indescrivibile l'emozione che si prova a quel momento, perché dopo tanti anni di sacrifici quello è stato il coronamento del mio sogno. Quale consiglio daresti per poter raggiungere gli alti livelli nel karate? Gli alti livelli, sicuramente tanto sacrificio, tanta passione, costanza, ascoltare i consigli che ci vengono detti un po' da tutti e di non avere l'arroganza e la presunzione di saper tutto e di essere pronti ad affrontare tutto. Bisogna ascoltare quello che ci viene detto, lavorare a testa bassa e continuare. Che tipi di programmi osi sia alimentare magari e dell'alimento? Ossia per stare sempre in forma? A livello di allenamenti io mi alleno mattina e pomeriggio, di solito alterniamo al mattino sedute di preparazione atletica, mentre al pomeriggio lavori di tattica e tecnica, e mentre a livello di dieta non sono un atleta modello, questo lo ammetto, però cerco comunque sempre di stare molto controllata perché abbiamo le categorie di peso, quindi faccio molta attenzione sulle quantità di quello che mangio e cerco di controllare sempre il mio peso, quello sì. Come essere un atleta così forte e vincente in una città come Valencia? Purtroppo questo è un po' un handicap per la nostra zona, nel senso che il karate non è seguito come meriterebbe, come tanti altri sport in Italia, quindi anche a livello governativo non c'è un grosso aiuto per gli atleti. Quello che fa la differenza appunto sono i gruppi sportivi militari che ci danno la possibilità di continuare nella nostra passione e di diventare dei veri e propri professionisti. Questo è successo per me 2 anni fa, mi sono arruolata nell'esercito e da lì posso considerarmi un atleta professionista. Quindi un buon atleta in Valencia non ha grandi possibilità e comunque viene sostenuto dal governo? Allora, il sostegno c'è, i centri ci sono, che delle belle strutture, l'organizzazione c'è di base, abbiamo una federazione che ha comunque un centro olimpico che è veramente una struttura grandiosa, spettacolare, poi però a livello di aiuto proprio economico, anche perché alla fine di quello che si parla non è uno sport come altri sport, quindi la forza spesso te la devi trovare dentro te stesso. Chi è la tua grande espressione? Allora, non ho avuto un'ispirazione particolare, ci sono stati tantissimi atleti nel corso della storia che mi sono piaciuti, che mi piacevano alcuni per come calciavano, altri per come facevano i pugni, ma non ho avuto un idolo
mio ben definito. Io posso dire che il mio idolo è stato un po' il mio nonno, ma non tanto a livello di prestazione, a livello di carica emozionale, di quello che mi ha trasmesso, la voglia di arrivare al risultato. E questa è stata forse la mia più grande ispirazione, l'ispirazione di fare sempre il meglio di me stessa e di mettermi sempre in competizione con me stessa. Chi è stata la tua avversaria più forte? Si sono alternate nel corso degli anni, ci sono stati dei periodi dove la mia avversaria più temibile era una turca, che ora per fortuna ha smesso, poi c'è stato il periodo della tedesca, poi c'è stata la francese. Sono sempre andata avanti, ovvio, ci si perde, poi a tutte quante si trova un lato debole, nessuno è imbattibile, quindi si cerca sempre di migliorarsi, di riuscire a battere chiunque. Cosa ne pensi del karate tradizionale e del karate sportivo? Penso che tutto è karate, semplicemente uno è rimasto più aggrappato alla tradizione, a quella dell'arte marziale, l'altro si è evoluto a vero e proprio sport e è stato riconosciuto appunto anche dal CIO ed è appunto il karate che diventerà olimpico nel 2020. Cosa ne pensi delle donne che fanno karate, in particolare delle islamiche, quando dico loro che combattono con il velo, diciamo? Beh, innanzitutto il karate lo reputo uno sport veramente praticabile da ambi i sessi, ci sono moltissime ragazze che lo praticano senza perdere la loro femminilità, come dico sempre non è una lotta nel fango ma è qualcosa di molto più raffinato, di astuzia, di eleganza e rapidità. Delle donne che combattono con il velo per me non c'è nessun problema, l'importante è che non vadano a compromettere l'esito della competizione o a creare pericolo nel combattimento, perché magari un velo a volte ci si può nello scambio magari aggrappare con un piede o un pugno, magari può essere pericoloso da quel punto di vista, ma se sono studiati in una maniera corretta per non creare problemi al combattimento per me non c'è nessun problema. Hai qualche buon consiglio da dare ai giovani atleti? Il consiglio che do è quello di non accontentarsi, di non pensare a raggiungere subito l'obiettivo, ma di ampliare il più possibile il proprio bagaglio tecnico, perché spesso da giovani è facile vincere anche con una sola tecnica, si sa fare magari solo quella tecnica, però poi nel corso degli anni per rimanere sempre al top bisogna saper fare un po' tutto, saper calciare, saper tirare di pugni, saper fare la proiezione, quindi cercare di imparare sempre e di non fermarsi mai. Hai mai avuto esperienze con atlete asiatiche, in particolare con le pakistane? Beh, ho girato molto il mondo, ho combattuto, penso di poter dire di aver combattuto veramente con tutte le nazioni. Trovo che l'Asia, tutta la zona dell'Asia stia facendo un ottimo lavoro, vedo che stanno migliorando anno dopo anno e sicuramente se continuano così diventeranno comunque una buona nazione. Vuoi dire qualcosa per il Mahdi TV? Ciao Mahdi TV, vi ringrazio per questa intervista, è stato un piacere e saluto tutti gli appassionati che ci sono nel mondo di karate. Ciao Tara. Ciao. Le ringraziamo per il vostro tempo.